Oggi andiamo a vedere quelle che sono le caratteristiche, andiamo a delineare, a definire le caratteristiche che deve avere una persona per entrare a collaborare con Skyline Team. Io sono Francesco Venturini da skylineteam.org e benvenuto in questo nuovo video. È già un po' che non mi vedete, Matteo settimanalmente produce video di altissima qualità che sicuramente vi saranno utili, ti saranno utili. Io ho detto: Matte, aspetta, fermiamoci un attimo, perché ci continuano ad arrivare richieste, chiarimenti, messaggi sui nostri profili Instagram o Facebook da persone che non hanno capito la nostra mission, le nostre caratteristiche differenzianti con coloro che fanno ancora network nella vecchia maniera. Quindi ho detto: fermiamoci, voglio fare un video, ogni tanto mi faccio vedere, voglio fare un video semplice, uno schema semplice con i no e con i sì, con le caratteristiche che devono avere le persone, cioè chi vuole collaborare o chi non vogliamo che entri a far parte del nostro team. Prima caratteristica, spieghiamo col blu. Prima caratteristica, le persone devono sapere che c'è da investire. Quindi investimento. L'investimento deve essere di tempo e denaro. Quindi comunque ci vuole la mentalità dell'imprenditore. Questa è un'industria, l'industria del network marketing è un'industria in cui di fatto sei un imprenditore. Quindi apri il tuo codice, la tua impresa, dove ovviamente entreranno più persone possibili. Quindi più persone possibili entreranno a collaborare o a usufruire dei servizi che la tua azienda o dei prodotti che la tua azienda network mette a disposizione. Quindi ci vuole la mentalità, il mindset dell'imprenditore. Semini oggi non per raccogliere domattina. Questo è fondamentale. Soprattutto è fondamentale, capita spesso che magari ci mandino anche dei moduli di candidatura dei ragazzi giovani che magari hanno pochi soldi o comunque non hanno soldi da parte per potersi diciamo sovraccaricare un business esoso dal punto di vista economico. Noi diciamo: questo è un business, il network marketing comunque, che ha rischi, è un business con rischi, opportunità contenutissimi. Di fatto però qualcosa ci vuole, sia a livello di tempo, ovviamente c'è da investircelo perché altrimenti non sarebbe un'attività di business, ma soprattutto ci vuole un budget iniziale. Quando inizio a collaborare con una nuova persona, direttamente intendo, io faccio sempre un bilancio a un anno di distanza, sia di obiettivi sia anche di spese. Una persona deve sapere che ci sono delle spese da affrontare, non solo magari dei pacchetti, dei kit che mette a disposizione la tua azienda di network con la quale collabori, ma magari anche cene, eventi aziendali, eventi straordinari. E ci vuole comunque un budget, a cui far riferimento. Allora, cosa importante, quindi investimento, tempo e denaro. Di conseguenza non vogliamo, cioè senti come non vogliamo, quanto carico questa parola. Tante volte ci arrivano dei moduli di candidatura che ci fanno perdere tempo. Non vogliamo persone che sono, allora, non vogliamo di fatto persone che non lavorano. Quindi persone che non lavorano, disoccupati, non vogliamo disoccupati. Capita di ricevere dei messaggi dove ti dicono: guarda, mi interesserebbe capire, far parte della vostra azienda, far parte del vostro team, io non lavoro. Bene, ci sta che tu non lavori, magari sei un ragazzo giovane, sei uno studente, oppure sei una persona che si è presa anche un periodo sabbatico per guardarsi in giro e trovare offerte migliori rispetto a quello che faceva prima. Hai un budget a disposizione, hai un qualcosa per poter affrontare un anno, sei mesi minimo comunque di attività di network? Sì, no. Questo è importante, più di fatto che io ho scritto disoccupato per creare, no? Comunque un qualcosa di simbolico. Di fatto poi è importante il budget, questo. Quindi persone che non cercano, diciamo, un lavoro per pagare l'affitto questo mese, un lavoro per mantenere familiari, questa non è la soluzione che fa per voi. Il network, in qualità di investimento, in qualità di attività di impresa, presuppone un tempo di attesa.
presuppone comunque dei risultati che arriveranno sicuramente a media distanza. Secondo punto, molto molto importante, importantissimo, è che vogliamo persone che siano disposte ad imparare, quindi disposte a imparare. Perdonami come scrivo, l'importante è il concetto, tanto io sono un disordinato cronico. Quindi persone che siano disposte ad imparare, persone che non mettano sempre in discussione quello che gli dici, quello che gli suggerisci di fare. Il network è comunque un tipo di business semplice, dal punto di vista che c'è qualcuno che ha solcato, ha tracciato prima di te la strada per arrivare ai tuoi obiettivi, prima di te comunque la strada per arrivare al successo economico. Basta ripercorrerla e non prendere scorciatoie, cosa che fa la stragrande maggioranza della gente. La gente entra, noi forniamo un percorso formativo, noi formiamo comunque un percorso fatto da un bagaglio esperienziale che da A ti porta a Z. Un bagaglio esperienziale che puoi usufruire a casa, non devi alzare il culo come facevamo noi tutte le sere, fare chilometri e chilometri per andare a carpire delle informazioni, la settimana dopo per andare a carpire altre informazioni, dopodiché dopo un anno mettevi insieme tutte le tessere del puzzle, del mosaico, e potevi dirti networker professionista. Non è così. Quindi tra le grandissime novità di Skyline c'è appunto questa formazione a domicilio che sin da subito ti rende performante. Di fatto c'è sempre il fenomeno, quindi no ai fenomeni, il fenomeno era Ronaldo, ce n'era uno, quindi no ai fenomeni, d'accordo? No ai fenomeni, lo sottolineo, no a quelli che dicono io lo so già. Ma se si facesse così? No, l'abbiamo già fatto. C'è qualcuno che l'ha già fatto. No, ma guarda, io sono un avvocato, io gestisco uno studio notarile, io gestisco delle risorse umane in un'azienda, io ho 30 anni di esperienza, perché capita non solo di avere come collaboratore magari il ragazzo giovane, lo studente, magari molto più duttile dal punto e malleabile dal punto di vista della formazione, ma capita anche tra virgolette di avere anche dei bei profili, cioè persone che hanno avuto un successo nella loro attività e che purtroppo non capiscono che questa è un'attività diversa, che ha delle regole differenti, che ha delle informazioni, delle nozioni differenti, e bisogna avere l'umiltà di tornare sui banchi di scuola. Poi noi con Skyline abbiamo dato alle persone la possibilità di non sedersi la sera in hotel ad imparare, bensì in altre situazioni. Ma ci vuole comunque sempre quell'intelligenza di capire che qui occorre acquisire strumenti differenti. Quindi no assolutamente ai fenomeni, sono, io li considero quelle mele marce che poi ti fanno ammarcire tutto il cesto. Magari persone anche con delle potenzialità, però che comunque vogliono per forza metterci del loro. Cioè vogliono per forza metterci un qualcosa di estroso. Questa non è un'attività, dico sempre, per fuori classe. Cioè non occorre. Questo è un business molto semplice. C'è un metodo che è scientifico di fatto. Comunque che è un metodo che ti porta a dei profitti. Basta seguirlo. Basta rispettarlo nelle tempistiche e nelle regole. E arrivi agli obiettivi economici. Quindi arrivi poi a crearti quella piccola rendita che per molti è importante, che a molti cambia la vita. Terzo punto fondamentale, e questo io credo che basterebbe questo. Io sono un fautore di questo punto. Anzi, lo scrivo solo la parola, azione. Azione. Lo sottolineo, azione, l'azione vince sempre, azione genera risultati, azione genera comunque positività, ottimismo, azione smuove, questo è molto molto importante, sì alle persone che vogliono fare, sì alle persone che vogliono mettersi in discussione.
Una volta un formatore ad un evento, mi piacque, diciamo, la risposta che dite, perché questo era, mi sembra, uno dei... aveva scalato quasi tutta la carriera della nostra azienda di network, e dissero: ma per arrivare a raggiungere il tuo stesso successo, qual è il segreto, qual è il consiglio che daresti? Lui disse: essere disposto a fare più figure di M rispetto ad altri. Questo è importante, perché alla fine realmente chi fa azione e ottiene dei risultati migliori di chi? Dei teorici cronici. Teorici cronici. Non vogliamo persone che, per le quali non è mai oggi il giorno di iniziare a fare un qualcosa. Cioè, capita di avere, ne ho visti tantissimi. Poi con l'esperienza capisci che dietro una fame di teoria, dietro una fame di informazioni, lo vedi il profilo, quello che dice: no, guarda, ma io voglio leggermi anche quel libro, quale libro mi consigli? Consigliamene anche un altro, consigliamene un altro ancora, perché guarda, poi voglio anche capire come posso magari fare una chiusura, un follow up. Prima di fare un follow up, coinvolgi tuo marito, tua sorella. Perché sei entrato ieri, perché devi per forza sapere magari la fine di un ciclo valutativo, magari delle caratteristiche che non ti servono in questa fase? Parti, ora parti, coinvolgi sin da subito le prime persone, o magari capisci come fare magari una campagna Facebook, una sponsorizzata, cioè comunque cose semplici. Ci sono persone che magari la campagna Facebook non la fanno perché si vergognano del pensiero che magari potrebbe... Cioè, dietro il teorico cronico spesso c'è Yarnell, nel suo libro Il tuo primo anno nel network marketing, lui parla del missile del rifiuto. Primo capitolo del libro, il missile del rifiuto. La stragrande maggioranza delle persone non alza il telefono perché ha delle insicurezze, perché magari ha delle paure, perché magari soffre di quello che potrebbero pensare i suoi vicini. E quindi magari nascondono tutta questa insicurezza dietro una fame di teoria. Ho avuto due collaboratori in passato, prima dell'esperienza di Skyline Team, perché comunque noi proveniamo da quella scuola di formazione basata sull'offline. Questo per me è il quarto anno che collaboro con la mia azienda di network, e per 3 anni di fatto noi proveniamo, ci siamo formati da quella, anche grazie, perché comunque abbiamo assunto tantissimi strumenti, nozioni, caratteristiche che comunque ci portiamo, positivo ovviamente, che ci portiamo dietro tutt'oggi, però proveniamo da quella scuola dove veramente si stressava la gente al telefono, dove dovevi ogni giorno alimentare la tua lista di contatti, la tua lista nome, andare a proporre un qualcosa a un qualcuno che non te l'aveva chiesta, che non la voleva. Quindi magari andavi in palestra al tuo amico: ma allora c'è un'opportunità, sì, ma è sempre la solita. Cioè, veramente venivi quasi anche estromesso in alcune situazioni, perché la gente non ne poteva più di vederti. Sapeva che facevi network, e tanto sapeva che quello che gli proponevi era quello che magari gli avevi già... Era così. Quindi comunque un effetto spam. Bene. Due persone, due profili di che avevo conosciuto e con cui avevo collaborato all'epoca, mi ricordo che veramente loro erano persone che erano presenti sempre a tutti i corsi di formazione, anche a pagamento, quindi anche andando a fare cose che, nel senso, esulavano, di cui non avevano bisogno per comunque scalare i primi livelli in carriera di quell'azienda. Non occorreva, io dicevo sempre: guarda, ma per fare quel livello, per raggiungere quell'obiettivo, non occorre che tu ti vada a fare corsi sulla vendita, sulla leadership, non occorre. Occorre che tu alzi il telefono, occorre che tu chiami il tuo vicino di casa. E non lo facevano. Addirittura facevamo gli accordi telefonici di gruppo, chiamavamo ATG, quindi erano degli incontri dove magari c'era mixavamo gli aspetti ludici agli aspetti ovviamente lavorativi, quindi facevamo magari degli aperitivi insieme con le persone del team, chiamavamo, invitavamo le persone agli eventi la settimana successiva. E queste persone, mi accorgevo, che facevano finta di chiamare, cioè c'avevano il telefono nemmeno connesso, non facevano finta di chiamare. Quindi quanto può spaventare, quindi
quanta paura può avere una persona per fare il primo passo? Molto spesso questi sono i teorici cronici e non li vogliamo. Quarta caratteristica, secondo me anche questa molto molto fondamentale, è che l'attività di network è un lavoro inteso nel senso, il senso è diverso, nel senso è comunque un'attività da fare sempre, da fare quotidianamente, da fare con intensità, perché come dico sempre, per arrivare a guadagnare qualcosa, io scrivo così, qualcosa c'è da fare, qualcosa c'è da fare. C'è da fare, mi sembra fosse anche il titolo di una canzone, qualcosa c'è da fare, c'è sempre qualcosa da fare. Quindi no, assolutamente, questo lo sottolineo, quindi no, 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 millantatori, l'ho scritto male ma va bene lo stesso, no millantatori, no a chi vi dice di entrare a far parte della loro azienda di network, di collaborare con loro, che metti 100, che metti 1000, che acquisti quel kit di integratori, di creme, di shake, che poi di fatto è un fatturato virtuale, quindi neanche reale, quindi di fatto è un fatturato che poi non ti porta a nessuna parte, e dopo 3 mesi guadagni 5.000 euro? No, questa gente ha sputtanato, ha gettato fango, per non parlare di altro, sul settore del network, su questa industria. No, assolutamente no. Le persone che entrano a far parte di Skyline Team devono essere, comunque ricapitolando, persone che hanno una mentalità di impresa, una mentalità comunque che sia sul medio lungo, sulla media lunga distanza, d'accordo? Persone che hanno di fatto anche quella pazienza nell'accezione, diciamo, positiva nel termine, che sia una pazienza comunque sana, sapere che ci sarà da affrontare delle spese, ci saranno da affrontare dei costi. Sei un imprenditore online, sei un imprenditore, la tua è un'impresa, la tua azienda, la tua rete di persone che tutti i giorni assumono determinati prodotti o servizi e duplica ad altri questa abitudine, è un'azienda. Un'azienda che te puoi farti a 18 anni, a 20, a 25. Solitamente con Skyline io non metto mai dei tetti d'età, però abbiamo visto che ci teniamo, cioè collaboriamo molto più volentieri, la collaborazione è molto più profittevole con persone solitamente intorno massimo ai 40 anni. Perché? Perché sono più inclini all'online, sono più inclini a capire che si può fare business anche magari, anche e soprattutto tramite l'online. Per cui ho collaboratori anche più anziani, mi accorgo che è molto più difficile far cambiare le loro abitudini. Mia nonna diceva sempre, i difetti della culla te li porti nella tomba. In questo caso, diciamo che una persona, magari un avvocato, un ingegnere, una persona che, ripeto, ha anche successo nella sua vita, a 60 anni è difficile fargli capire, magari di tornare a imparare delle informazioni che ti dà uno di 25 o di 30. Ho visto che succede anche questo. Per cui solitamente è sempre molto più semplice e anche più profittevole di fatto collaborare con persone massimo intorno ai 40 anni. Quindi, fondamentale, persone disposte a imparare, no fenomeni che vadano a collaborare con qualcun altro, quelli che magari, non so, sanno tutto loro, quelli che si fanno, non so, le foto oscene senza neanche saper cos'è il network marketing, senza mettere insieme 3 parole, magari si fanno una foto insieme mezzo i soldi, tutte queste cose, cioè tutte queste cose che poi non durano niente. Fenomeni altrove, out, si azione, l'azione vince, teoria uguale paura, e soprattutto c'è qualcosa da fare, se volete il gratta e vinci, se volete, non lo so, fare altre cose, altrove. Il network è un sistema di impresa serio. Bene, spero di essere stato chiaro, anche troppo, ok? Spero soprattutto che se ti sei, diciamo, ritrovato su questi punti, se rientri in questa categoria, mi auguro vivamente che questo sia l'ultimo video che vedrai. Il link in descrizione su cui puoi cliccare sotto, di fatto è un link che ti porta ad approfondire, ti fa capire quello che è il progetto, quello che stiamo facendo, e quindi sicuramente dai un'occhiata e noi ci rivediamo in un altro video. Ciao!